subito con Casa Micciola. Sì, con me c'è portavoce dei Vigili del Fuoco, al quale chiediamo subito, insomma, qual è la situazione e come è andata la notte e in questi momenti come state operando. Ma la situazione è ancora una situazione critica, siamo in piena fase di soccorso, non ci sono novità nella notte, non abbiamo trovato nessuno dei dispersi, le nostre squadre sono al lavoro ininterrottamente ormai dalle 5 di ieri mattina. E niente, i lavori vanno avanti sia sul fronte delle ricerche e stiamo liberando strade per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso, che è una delle priorità che abbiamo in questo momento. Ecco, siamo fortemente concentrati sulla ricerca dei dispersi ora. Cioè, quali sono le criticità? Cioè, la situazione è davvero drammatica, nel senso ci sono le abitazioni sono sommerse dal fango, le operazioni sono rese molto difficili. Beh sì, questo ovviamente il fango ha saturato i piani bassi delle abitazioni, quindi l'intervento di soccorso è molto molto complesso, l'area di ricerca è vasta, dalla montagna i detriti sono arrivati fino al mare, quella è tutta quindi una zona di ricerca disperse, le case, alcune case sono state divelte, sono state rotte, quindi sì. Si deve cercare fra le macerie trascinate, però macerie che sono state trascinate dal fango, questa è ovviamente una situazione molto, dal punto di vista operativo, molto difficile da affrontare. La notizia, la cosa positiva è che il tempo è migliorato, non piove e questo ovviamente facilita molto le nostre operazioni di soccorso. Rossana, scusami rapidamente, si sa il numero esatto delle persone che si stanno cercando? No, non abbiamo un punto, so secondo i dati della prefettura, mi sembra che erano, almeno stando ieri sera, non vorrei però ripetere numeri che non sono nostri, però mi sembrano 140 gli sfollati in aumento, ma questo però ripeto è una situazione che non stiamo monitorando noi. Quindi un po' quali sono gli ultimi dati? No, i dati, noi siamo fermi per quanto i dati, la raccolta dei dati la sta facendo la prefettura che li sta fornendo, dal punto di vista delle vittime sapete al momento è una la vittima accertata. E quanti dispersi? 11. I dispersi, 11. Su questo noi la speranza da parte nostra è che almeno parte di questi dispersi possano essersi magari rifugiati in abitazioni di amici e non aver segnalato la loro presenza, e questo è il motivo per cui mancano all'appello. Quanti mancano all'appello? 11? Al momento la prefettura ha dato 11 disperse. Grazie Rossana. Il suo lavoro. Rossana, ci risentiamo alla fine, alle 9.35, intorno alle 9.30-9.35 per l'ultimo aggiornamento, devo andare